Nel luogo in cui è stato trovato il corpo di Liliana c'erano 5 gradi in meno rispetto al centro città. Nella recente inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto alla periferia della città, il primo dato certo emerso riguarda la data del decesso. Le scorse settimane sono stati comunicati i risultati delle analisi effettuate dall'entomologo Stefano Vanin e dalla patologa forense Cristina Cattaneo, insieme agli esperti Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, incaricati dalla procura per indagare sul caso di Lilly. Omicidio o suicidio? E quando è avvenuta esattamente la morte? Queste sono le domande principali alle quali si cerca di rispondere. La data del decesso è cruciale per comprendere le cause. Partiamo dalla questione della temperatura. Nei giorni in cui è stato ritrovato il cadavere, la temperatura nel boschetto era più bassa di 5 gradi rispetto ad altre zone di Trieste. Questo potrebbe supportare l'ipotesi dei familiari secondo cui Liliana sarebbe stata uccisa il 14 dicembre, giorno della sua sparizione, e poi abbandonata nel bosco. Il freddo avrebbe contribuito a conservare il corpo per oltre 20 giorni. La temperatura nel boschetto, pur essendo più bassa rispetto ad altre zone della città, non è mai scesa sotto lo zero in quel periodo. Di conseguenza, il clima non era così rigido da spiegare la conservazione del corpo. In altre parole, questo dato non sarà determinante per stabilire la data del decesso, a meno che non si ipotizzi che Liliana sia morta solo pochi giorni prima del ritrovamento del cadavere. Ma in tal caso, dove è stata per 20 giorni, dato che non è stata più vista dal 14 dicembre? Altre domande inquietanti rimangono irrisolte. Liliana è stata segregata o uccisa e conservata in un luogo freddo? L'ultima speranza per rispondere a queste domande risiede nell'autopsia affidata alla dottoressa Cattaneo, nota per il suo lavoro nei casi Yara e Saman. Tuttavia ci sono delle complicazioni. La salma, riesumata mesi fa, era contenuta in una bara leggera e non zincata, accelerando il processo di decomposizione e rendendo l'esame più difficile. Per ottenere risultati affidabili resta una possibilità, l'esame del microbiota, che analizza i microorganismi presenti negli organi e nei tessuti del corpo umano per risalire al momento della morte di Lilly. Questo esame non viene ancora eseguito in Italia e sarebbe necessario inviare i campioni di tessuto a colleghi all'estero. La procura deve dare il consenso, valutando l'utilità e i costi. Inoltre, i segni sul volto della pensionata, considerati prove di un'aggressione, non hanno ancora una spiegazione definitiva secondo quanto trapelato dagli esperti. Pertanto, la scienza potrebbe non fornire le risposte attese. Il legale dei Resinovic, l'avvocato Nicodemo Gentile, ha richiesto un'indagine su altri elementi, come le relazioni di Liliana, il suo rapporto con il marito e le attività registrate dai cellulari. In particolare è stato sollevato un dettaglio intrigante. Liliana è scomparsa alle 8:30, lasciando i cellulari a casa. Tuttavia, intorno alle 11, qualcuno ha maneggiato uno dei telefoni, rispondendo a una chiamata di Claudio Sterpin, il suo amante. Il marito nega di aver preso il telefono. Quindi, chi è stato?